Allora, mi rifaccio a questa cosa perché volevo fare un video il 2 gennaio riguardante la puntata di Roberto Bolle. Ha ballato una ragazza giovane, questa tedesca mi sembra che dovrebbe essere, e vi voglio parlare di lei per un motivo molto semplice. Ho avuto in passato diverse pazienti che si dedicavano alla danza. Una addirittura era andata a studiare in Inghilterra, io la vedevo quando tornava in Italia, in accademia le avevano imposto un peso che lei non poteva raggiungere, non era fisiologico per lei, e quello era un problema abbastanza grave. Perché adesso vi parlo di questa cosa? Perché quella ragazza che ha ballato, tedesca, aveva il fisico, per quanto mi riguarda, era perfetto. E non aveva un chilo di meno addosso, aveva il peso giusto, quello corretto, e stava benissimo. Una ragazza bellissima, fisico bellissimo, e questo dovrebbe essere il canone di bellezza che dovremmo avere un pochino tutti, che dovrebbe esserci anche nella danza. Invece, ultimamente purtroppo lavoriamo sempre con l'estetica, qua non è nemmeno estetica, qua non è troppo magra, però adesso va di moda l'estetica dell'essere troppo magri con le modelle anoressiche. E quindi ecco, vedere quella persona che è arrivata a un livello altissimo, era normalissima, non è che aveva qualche chilo in più, era perfetta come peso, però era un peso normale, a livello fisiologico era normalissimo, non c'era quella magrezza che purtroppo ancora alcune scuole, alcune accademie cercano, alcune ragazze purtroppo si rovinano la vita perché purtroppo la danza è una passione come tanti sport, come tante cose, e per passione uno fa tutto. E se ti impongono che per raggiungere risultati di un certo livello nella tua passione devi arrivare ad un certo peso, un pochino come sugli sport da combattimento, no? Non cambia molto il discorso, un pochino cambia, però in generale è quella: devi raggiungere un certo peso per arrivare a un certo livello, e tu lo fai perché quando una persona ha una passione, per quella viene soprattutto. C'è nient'altro più importante di quella passione. E quindi ecco, questo video è un pochino per far riflettere chi vive in questi mondi così, dove l'estetica comanda su tutto, ma un'estetica completamente sbagliata, e non si ragiona mai sulla funzionalità, sulla bellezza, sull'armonia, che poi cercano l'armonia con la magrezza assoluta e non ce la vedo fondamentalmente. Cioè, vedendo quella che ballava, era normalissima, c'era l'armonia, ma se pesava 5 kg in meno, io anche l'occhio non era una cosa bella da vedere. È questo che uno dovrebbe capire, no? Basta di queste mode, di questi più che mode, modelli sbagliati, di persone magrissime che non portano da nessuna parte, poi dopo creano complessi su queste ragazze che purtroppo i complessi si creano verso l'adolescenza, tra i 14 e i 16 anni, no? Poi dopo questi problemi se li portano avanti anni, 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 anni. Quella Valentina, che la zia è venuta da me, siamo stati 2 anni sicuri, non so se sono stati 3 di problemi, ma 2 sì, 2 è stata con me per 2 anni, quindi capite poi quanti danni uno riesce a fare con questi modelli sbagliati, con questa estetica sbagliata fondamentalmente. La cosa che dovremmo fare un pochino tutti è rivedere le nostre convinzioni, ma anche e soprattutto
i professionisti, quelli che si occupano di nutrizione, perché fondamentalmente, io me la prendo sempre con loro, ma purtroppo la colpa è la loro, cioè parlare sempre di questo discorso del grasso, delle calorie, eccetera, eccetera, se mangi questo poi ingrassi, se devi fare una dieta la devi fare da 1100 calorie, 900 calorie... Abbiamo perso un pochino il senso di quello che è realmente la nutrizione. La nutrizione non è un conteggio di calorie, non è che un alimento uno lo deve mangiare perché è poco calorico oppure non lo può mangiare perché è troppo calorico, non hanno senso questi discorsi e purtroppo siccome vengono fatti soltanto questi discorsi arriva il messaggio sbagliato alla gente, poi dopo vedono, fanno un ragionamento estetico, no? Le persone, io voglio essere magro, magro a questo livello, e come si fa a essere magri? Non si mangiano più quei cibi che sono ritenuti pericolosi e si mangiano soltanto quei cibi ritenuti dietetici, ma questo purtroppo, e non è un, questo è un problema che non hanno fatto le persone ignoranti, questo è un problema che deriva dai professionisti quando parlano, dagli esperti in nutrizione, diciamo, quando parlano della nutrizione, quando dicono questo no perché fa male, questo ingrassa, questo ha troppe calorie, questo fa benissimo, eccetera, eccetera, le persone perdono un pochino il senso di quello che è realmente la nutrizione. Ieri, proprio ieri, parlavo con una persona, lei di Milano, e mi ha contattato per un consulto. E dopo la gravidanza ha preso 30 kg e non li ha più persi. Mi diceva, quando era giovane, a Milano si prendeva sempre pane, burro e zucchero. E stava benissimo, non aveva nemmeno un etto in più, capite? Adesso, mi ha detto, adesso non potrei farlo perché mi ingrasso subito. Ho detto, scusa, ma se tu lo mangiavi e non eri grassa, adesso non lo mangi e sei grassa, tutto sommato non è così deleterio, no? Un cibo del genere, capito? Ci hanno portato purtroppo a vedere, non vi sto dicendo di pane, burro e zucchero che è un cibo dietetico o quant'altro, però vi vorrei portare un pochino a ragionare, no? Uno parla male di certi cibi, però quando li mangiava era magro magro, adesso che non li mangia più perché fanno male è ciccione. E mi succede spesso, questo vi ho portato l'esempio di ieri, ma ne ho 10.000 di esempi di questo tipo, di gente che cambia completamente alimentazione, fa un'alimentazione sana e poi lievita, purtroppo succede spesso. Quindi dovremmo parlare un pochino di quello che è realmente la nutrizione, di come i cibi interagiscono con il nostro metabolismo, e poi quando uno ragiona un pochino sul metabolismo, quando uno impara a gestire il metabolismo, a quel punto uno si mangia quello che vuole, ragazzi. L'altra sera quando ho visto quella signora mi sono mangiato 3 piatti di spaghetti alla matriciana, non... più dopo c'erano le salsicce, tanta altra roba, e a pranzo 2 piatti di tortellini, per farvi capire, peso su per giù sempre uguale, vengo da tutto il Natale e tutte le feste, quindi questo per dirvi che bisogna un pochino iniziare a ragionare su quello che è realmente la nutrizione, toglierci questi vincoli sulla testa di questo fa male, quest'altro fa male, poi se voglio dimagrire devo fare così, poi dopo uno segue delle magrezze estreme e per arrivare a magrezze estreme si va al malnutrizione, se si va al malnutrizione si rovina l'intestino, si rovina anche la tiroide, il metabolismo sballa tutto, poi dopo vabbè sballano anche gli ormoni, quindi il ciclo salta e tutto il resto, e le persone non recuperano più nulla, si perdono psicologicamente, c'è un lavoro da farci a livello psicologico che fa paura, non è un lavoro per gli nutrizionisti, quando una persona anoressica, lo dico qua e lo ripeto, e non è nemmeno secondo me per lo psicologo che si va a occupare della nutrizione, perché non sa nemmeno che dirgli, in genere anche quelli dopo gli fanno contare le calorie oppure gli dicono mangia, lascia perdere, questo ve lo faccio un pochino, questo adesso lo facciamo così, poi su questo discorso ci torno, vi faccio un video un pochino più lungo, vi spiego un po' la cosa, che ho un bel po' di roba da dire
su questo settore, sull'anoressia e su come viene anche trattata fondamentalmente, sull'approccio completamente errato che si fa, perché chi fa il danno poi lo risolve. Mi sembra un pochino un controsenso, no? Se io con la nutrizione, io esperto in nutrizione, ti do un messaggio e quel messaggio ti fa malare, poi io che ho dato quel messaggio, poi ti risolvo il problema. Un po' strano, no, ragazzi? È questo il problemino. E ne ho un pochino di cose da dire su questo. Ho una serie di messaggi pure con una persona che lavorava su un centro per anoressiche e le ho dato begli spunti di ragionamento, ma non capisco perché loro non c'erano arrivati prima. Comunque, niente, io adesso vi devo salutare. Questo era soltanto un video per il discorso estetico, per il discorso fondamentalmente delle magrezze estreme che non portano da nessuna parte. Come vedete, quella ragazza è la prima ballerina in Germania e sta bene, non ha una magrezza estrema, è normalissima. Non ha un chilo in più, ma non ha nemmeno un chilo in meno. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti.